In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. La preghiera di richiesta è tema complesso ed è terreno scivoloso. Provoca l'intelligenza umana, ma si impantana facilmente nella superstizione o addirittura nell'ateismo, cosa che non accade con altre preghiere, più semplici, più pure. La preghiera di gratitudine, ad esempio, è limpida, non pone interrogativi. Sembra dire: comunque vada, sarà un successo. Così la preghiera di lode, di ringraziamento e di benedizione. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Così prega Giobbe dopo che gli accadono le sue ultime disgrazie. Non cerca nulla, non richiede nulla. Accetta e accoglie quello che c'è. La preghiera di richiesta invece no. Se c'è una richiesta, ci deve essere un esaudimento di essa. Questo perlomeno afferma il Vangelo di oggi. Bussate e vi sarà aperto. Chiedete e vi sarà dato. Il Padre darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Ma allora, perché nell'esperienza quotidiana non accade tutto ciò? Perché Dio sembra tacere di fronte a tante domande di gente che soffre? Ad esempio la sofferenza dei bambini. Primo Levi abbandonò la sua fede ebraica sentenziando: c'è Auschwitz, dunque non può esserci Dio. Vedete come la preghiera di richiesta sia alquanto problematica. L'uomo chiede, ma Dio pare non ascolti. Proviamo oggi a rovesciare la prospettiva. Facciamolo in modo paradossale e provocante. Ma perché Dio dovrebbe ascoltare le mie preghiere? Siamo seri. Pregare qualcuno significa piegare la sua anima, condizionare le sue scelte. Ora Dio può essere condizionato dagli uomini. Se Dio si piegasse a richieste umane, perderemmo tutti quanti la bussola. Dio regge l'universo con la precisione di un orologio svizzero, non può perdere colpi, non può decidere un giorno una cosa e un giorno l'altra. Il suo disegno non è soggetto a cambiamenti. Richiedere con la preghiera o con la richiesta di un miracolo una modifica di queste regole significa turbare la volontà divina, che quelle leggi ha stabilito e quelle leggi sovraintende. Insistere in richieste del genere è superstizione e in casi estremi blasfemia. Dio non può esaudire le nostre preghiere, a meno che quelle stesse preghiere non vadano a cambiare i disegni della provvidenza, ma ad ottenere ciò che Dio aveva già prestabilito di donarci. A questo punto la cosa funziona. La vera richiesta non è uno svelare a Dio i nostri bisogni. Lui li conosce già, quanto a chiarire a noi stessi quel bisogno affinché diventiamo disposti ad accettare quanto Dio ha già deciso per noi dall'eternità. Per questo la preghiera che sta a presupposto di ogni preghiera di richiesta è: sia fatta la tua volontà.